Ciao biker, dediti all'estremo. Oggi l'avventura ci porta al bike park di Treia e le cose si faranno veramente cattive, perché proverò per voi la devastante, impressionante, fantasmagorica DH di Treia, veramente un trail cattivo per gente cattiva. Eh sì, avete capito bene. DH di Treia. Ci sono salti da paura, dei salti alti 2,5 metri con un landing a 7-8 metri e li chiuderò tutti, ve lo posso assicurare. E invece no, e invece mi dispiace perché appena sono arrivato ho avuto un'amara sorpresa. Questo è lo start della DH e qua c'è un cartello che la dice lunga su come è messa la pista. Pista di H3 è chiusa per impraticabilità. Veramente, oggi si era aperta, vi facevo vedere dei salti, delle sweepate, dei 360 da paura, perché oggi avevo veramente un tanto coraggio da regalarvi. Ma niente, ho dovuto cambiare le mie prospettive. E quindi cosa faremo oggi? Dove andremo? Beh, proveremo un altro eccezionale trail che si chiama Robicop. Com'è questo trail? Beh, sicuramente è un trail fantastico. Da Treia è un bel pezzo che non vengo, ormai è quasi un annetto, e al Robicop è cambiata tantissimo. Ci sono diversi punti di accesso, io ve ne farò vedere alcuni, ma adesso vediamo il primo. Eccoci! Dove potete prendere la Robicop? Beh, il primo punto è questo. Beh, siamo sempre allo start della DH. Qui si snoda il percorso che va a finire più o meno laggiù in fondo, qui, e qua c'è a sinistra il tratto DH che adesso è chiuso e a destra la Robicop. Da cosa vi accorgete che dovete girare? Beh, vedete un salto alto 2 metri con una buca nel mezzo e un landing a 4 metri. Lì non sbagliate. Potete chiuderlo se volete, io non ve lo faccio neanche vedere. Da lì potete andare a destra. Un altro punto di accesso? Beh, lo vedremo subito. Eccoci ancora noi, questo è il secondo accesso per questo bellissimo trail. Là si va verso lo start della DH. Da qua si viene su dalla strada asfaltata. Ma per caso e per pura fortuna ho incontrato un biker molto generoso che mi ha spiegato, oltre a questi due accessi, un altro accesso. Questa è la discesa che continua qui. Diciamoci la verità, il primo tracciato della Robicop non è entusiasmante, ma è pur sempre bello farlo. È tutto liscio. Ma cosa di bello la Robicop? Chi è che ha creato la Robicop? Ora ragazzi, allacciate le cinture, anzi, un mio carissimo fan mi ha detto una cosa bella di cambiare moto. Perché allacciare le cinture? E allora ragazzi, stringete forti i vostri manubri perché l'adrenalina scorrerà a fiumi. Ok, finalmente ci siamo. Questo qui è l'inserimento della Robicop. Così come mi disse questo grande biker. Da qua si arriva per uno stradino che prenderete, non mi ricordo dove, che qua è un labirinto di sentieri e questo è il primo tratto. E volevo salutare questo biker che mi ha spiegato perché si chiama Robicop, dopo ve lo dirò, alcuni pezzi difficili, come affrontarli, ma viaggiava come un puledro, in salita non gli stavo dietro. In discesa proprio non l'ho più visto, non mi ricordo neanche che bici aveva, l'ho incrociato così, mi ha detto vieni un attimo con me che ti faccio vedere. Quindi lo saluto, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso partiamo. È tutto pronto per questo trail. È uno, due, tre. Che l'adrenalina scorra in me. E niente, qui andiamo proprio tranquilli perché il primo tracciato è in mezzo al bosco, è proprio cross country puro.
però mi ha fatto vedere da qui e io la prendo buona. C'è da dire che la Robicomp l'ha realizzata sicuramente non una sola persona, ma l'ha ideata un ragazzo di nome Roberto, che io non conosco, non so neanche chi è, però ha fatto veramente un bel lavoro. Poi col tempo sono state aperte altri tracciati, altre linee. Adesso per motivi di tempo non ve le posso far vedere tutte, perché sennò il video durerebbe un'ora e mezza e dopo diventerebbe noioso. Magari già noioso così. Ecco, qua si va a destra, perché come vi ho detto ci sono 50 linee da prendere. Qui va sempre giù in mezzo al bosco, tranquillo tranquillo. E se uno la prende per la prima volta potrebbe dire: mamma mia che noia la Robicomp. E invece ragazzi, la Robicomp è molto polivalente. Da qua inizia il tratto, quello più bello. Qua è sempre in mezzo al bosco, tutto single track, molto veloce. Sicuramente voi andate molto molto ma molto ma molto più veloci di me. Io seguo le mie andature, ma il bello arriva tra un po'. Come vi ho detto, l'ultima volta che sono venuto la pista era un po' diversa. Sto tratto qui non c'era. Quello che andremo a fare tra un po', o perlomeno no, non era così, era un po' diverso. Ho chiappato un sasso col piede sinistro, mi sono fatto un male cane, ma aia. E da qui ragazzi è veramente uno spettacolo. C'è una piccola risalita, sinistra destra, e tra un po' inizia il vero divertimento della Robicomp. Ecco qua, qui subito un salto, un bellissimo salto. Qua ci sono delle gobbe bellissime, il terreno è leggermente scivoloso, gobba, fra un po' un punto veramente da starci attenti, perché se non lo prendete bene volate a bocca in avanti, perché è un salto con un gap, ok, a 2 metri qui. E da qua inizia il tracciato vero e proprio, secondo me tosto, cattivo, potente della Robicomp. Qua si va sempre giù, un altro bellissimo saltello, una super discesa. Qua un po' di roccia, un po' di scassato, ma la Robicomp non ha punti scassatissimi. Ok, qua si può andare. Mi freno, eh? Sinistra o destra? Questa penso che sia, da come ho capito, una variante della Robicomp. Molto bello, l'ho fatta prima. Ma andiamo alla Robicomp vera e propria. Destra. Qui c'è leggermente un po' di scassatello, ma poco poco. Qua roccia un po' scivolosa, qua si va sempre giù, tutto curve, dritto, insomma qua se uno piace andare in scioltezza lo può fare tranquillamente. Destra, devo ammettere che questa è già la terza discesa della Robicomp che mi faccio, una col tipo che ho lasciato andare un pochino di più i freni, ma ho rischiato 2 o 3 volte di capottarmi. Qua c'è un cartello, non vi sbagliate, divieto di accesso alle bici, quindi noi andiamo qua per dar retta ai cartelli, che non si sa perché. Si va dritto e fra un po' inizia l'ultimo troncone della Robicomp, questo qua. Qua si può andare lo stesso sinistra o destra, bella anche qua, ma noi la prendiamo a destra. Quando venite a Treia potete fare anche le due varianti, che sono molto interessanti. Ci sono dei bei salti,
qua si va ancora giù. Giù, giù, giù. Tra un po' ci saranno dei muri veramente cattivi. Giustamente una pista da enduro deve averli, sennò risulta anche noiosa. Mi si è infilata una mosca nella bocca. Ok, giù, 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 giù. Qua si va sempre a sinistra. Quantomeno state attenti perché, come vedete, il terreno è molto scivoloso. Ci sono quei sassetti schifosi bastardi. Qui un piccolo muretto, ma roba da niente. Qua, se volete, potete fare questo drop. Io di solito vado a sinistra perché non è che mi entusiasmo a farlo, perché si passa in mezzo a due alberi e poi, come sapete, il mio coraggio l'ho lasciato alle spalle. Volevo darlo tutto alla DH, ma la DH non c'è, quindi tra un po' qua c'è un muro veramente cattivo. Qua si può andare a destra o a sinistra? Andiamo a destra. Ok, il trail è pressoché finito. Ok, muro giù, impicchiata, finito. E anche questa meravigliosa Robicop è giunta al termine. Stupendo, stupendo, stupendo. E dopo queste immagini salti mozzafiato che avete appena visto, che dirvi? Treia mi piace come sempre, Robicop bellissima, e se venite qui la massima attenzione, naturalmente non guidate come me, non andate in salita come me e non, soprattutto non andate in discesa come me. E noi ci vediamo nel futuro. Ciao belve!